Pace a te, anche stamattina siamo insieme e gloria sia resa a Dio che possiamo condividere un'altra porzione della parola del Signore. Quando faccio così con le mani voglio dire mettiamo un altro mattone sulla costruzione della nostra fede sulla parola di Dio. La fede sulla parola di Dio si fortifica sempre di più. La speranza è qualcosa che speriamo che, speriamo che, la fede su una parola di Dio, sulle promesse di Dio, è certezza di cose che non si vedono e si sperano. Cioè, una promessa di Dio fatta al nostro cuore crea in noi la certezza la speranza speriamo la fede è più forte prende corpo diventa forza nella nostra vita e specialmente la fede poggiata sulla parola del signore perché più la inseguiamo e più diventa reale nella nostra vita gloria sia resa al signore questa mattina e eh, dio ci conosce noi vogliamo conoscere Dio, cioè se Lui ci conosce, mo lo vogliamo conoscere pure noi. Cioè, che se lo, soltanto Lui ci conosce e noi non conosciamo Lui. Conosciamo delle persone ma loro non ci conoscono, però nel momento che noi conosciamo anche loro, conosciamo e noi dal canto nostro. Dato che Dio ci conosce, noi ci dobbiamo interessare di conoscere Dio. Avete trovato quel canto che dice la cosa più importante è conoscere te? Lo cantiamo insieme e poi preghiamo il Signore. Eh? La cosa più importante è conoscere te. Conoscere te, Signore, conoscerti di più. La cosa più importante è conoscere te. Cioè, non è che lo conosciamo così, la stretta di mano, pace, arrivederci, Signore, ci vediamo un'altra volta. Vuol dire perseverare nella conoscenza perché nella sua parola lo conosciamo in un modo, nell'altro, nell'altro. Perché sono le, i suoi attributi e le sue caratteristiche. Non è conoscere una persona giusto per dare la mano, ma lui. Lo conosciamo sotto più aspetti dei nostri bisogni, della nostra vita, del nostro rapporto. Più lo conosciamo e eh, più lo vogliamo conoscere. Eh, grazie Signore sia Dio. Cantiamolo insieme, poi preghiamo, invochiamo lo Spirito Santo che ogni volta che preghiamo noi cerchiamo luce, come quando entriamo in una stanza che c'è buio. Ogni volta prima di entrare accendiamo la luce. E quando noi ci mettiamo davanti al Signore o vogliamo che il Signore ci guidi, tutte le volte preghiamo, perché è come dire chiediamo la luce tua. Mentre nella stanza premiamo il bottone della, della corrente, l'interruttore e entriamo, quando andiamo al Signore preghiamo, è la stessa funzione. Qui abbiamo la luce elettrica, Lui, il suo potere ci avvolge quando noi lo invochiamo su di noi. Eh? Cantiamo questo bel cantico. Gloria a te, Signore. Ragazzi andiamo, gloria al Signore, alleluia. Cosa più importante? What time? Signore, ho detto prima con i ragazzi, beh non è proprio un canto così ben armonizzato, ma le parole sono importanti. Quando Gesù predicava, parlava, camminava per le strade, non aveva l'orchestra, non aveva la corale, non aveva il coro. Quando cantavano, cantavano così, col cuore, verso Dio e Dio si manifestava in mezzo a loro. Gloria sia resa al Signore. Bene. Vogliamo pregare il Signore? Ho detto prima che noi ogni volta che ci accostiamo al Signore e preghiamo, è come chiedere la luce che abbiamo bisogno, è come invocare il Suo potere, la Sua presenza, la partecipazione Sua. Camminiamo in un corridoio, abbiamo un corridoio che è fatto di tre luci: accendi la prima quando sei nel primo, poi quando arriviamo nella seconda parte. Accendiamo quella dove siamo. Nella terza parte accendiamo quello dove siamo. Che facciamo? Ogni volta accendiamo la luce dove stiamo per entrare. È giusto? Ogni volta che ci avviciniamo alla parola del Signore, cosa facciamo quando preghiamo? Chiediamo la luce del Signore e il suo potere che ci faccia comprendere quello che leggiamo. Una volta c'era uno che tornava da Gerusalemme, era un Etiope, aveva comprato il libro del profeta Isaia a Gerusalemme che era andato per adorare e lungo il percorso camminava e leggeva il libro del profeta Isaia nel, verso, nel capitolo 53 dove parla del Messia. Lui leggeva ma non comprendeva. Dio aveva mandato Filippo e Filippo lo raggiunse e gli dice, intendi tu quello che leggi? Che umiltà in quest'uomo! Ma come faccio a comprendere se non c'è nessuno che mi lo spieghi? Era un signore come l'Andreotti di altri tempi che noi avevamo, no? Per le mansioni che lui aveva era... Una persona molto importante, ma aveva un cuore umile nel quale un pescatore rozamente gli chiede: intendi, non gli ha detto, scusate, sa tutte quelle cerimonie, intendi quello che leggi? L'umiltà lo ha portato ad incontrare il Signore. Ma come faccio a comprendere se non c'è qualcuno che me lo spieghi? Vieni pescatore, sali sul mio carro e spiegami di chi sta parlando il profeta, di sé o di un altro che ha appuntamenti divini. Sai, quando noi camminiamo col Signore, la nostra vita è piena di appuntamenti divini, incontri che noi abbiamo, anche quello che abbiamo adesso. È un appuntamento divino. Per Dio il caso non esiste. Esistono gli appuntamenti che guida i suoi figli in giro per il mondo che dovunque arrivano c'è un incontro speciale è un incontro speciale anche questo. Chiediamo un poco di luce al Signore per comprendere perché è importante. Preghiamo insieme il Signore, dai. Rivolgiti direttamente al Signore che Egli scenda con la sua luce nella tua mente e nel tuo cuore, che Egli scenda col suo potere su di te, dove tu sei, e su di noi tutti insieme. Se tutti lo cerchiamo, tutti lo riceviamo, perciò affrettati, affrettiamoci e andiamo a Lui, con tutto il cuore. Dai, preghiamo il Signore, dove ti trovi, trovi, basta che tu sei nel raggio di dove noi siamo insieme. Puoi ascoltarlo tramite la radio, un iPad, un iPhone, un computer, una televisione, dovunque un satellite, non ha importanza. Quello che è importante è che siamo insieme e che il Signore ci ha creato questa occasione, questo appuntamento divino per darci un pezzettino della parola che ci aiuta ad acquisire quel discernimento come piacere al Signore. Preghiamo insieme. Signore Gesù, ti ringraziamo per la possibilità che ci dai ancora in questo momento di essere nella tua presenza e noi invochiamo il tuo divino potere, la tua divina presenza. Invochiamo lo Spirito Santo che ci copra dalla testa ai piedi, che ci riempie della sua presenza, che riempia il luogo dove noi siamo e che possiamo essere alimentati da quell'atmosfera che crea lo Spirito Santo nella nostra vita e porta luce, quella luce divina, spirituale che solo lo Spirito Santo e la tua parola possono dare ai nostri cuori. Insieme ti vogliamo ringraziare, Signore, per questa occasione che tu ci dai ed insieme ti vogliamo chiedere se ci sono dei bisogni particolari. Nella vita, nel cuore di quanti sono insieme con noi in questo momento, Signore, o oh, noi li presentiamo a te, li prendiamo e li esponiamo davanti a te per dire: Signore, abbassati e rispondi al bisogno della sorella, del fratello, perché tu sei la risposta ad ogni bisogno nel quale noi ci troviamo. Mentre siamo davanti alla Tua parola, fa che possa essere condivisa nel modo giusto ed attraverso la guida e l'aiuto dello Spirito Santo. Te lo chiediamo insieme. Sì, di pari consentimento, Signore, nel nome di Gesù. Alleluia. Amen. Amen. Bene, andiamo alla parola questa mattina e guardiamo nel libro del profeta Geremia. Dio ci conosce Ora noi vogliamo conoscere Lui. Lo possiamo conoscere attraverso l'apertura del nostro cuore, attraverso la sua parola. Leggiamo insieme in Geremia capitolo 1 verso 5. Prima che io ti avessi formato nel seno di tua madre, io ti ho conosciuto. E prima che tu uscissi dal, tuo, dal suo seno, io ti ho consacrato. E ti ho costituito profeta delle nazioni. Che conoscenza profonda Dio ha di Geremia. Adesso fermiamoci con Geremia. Secondo te, questo Dio che conosceva così profondamente Geremia, forse conosce pure te e me. Ci conosce Dio. Quando Lui ci formava dentro al seno materno, pensi che ci conosce Dio, o conosceva solo Geremia? Dio non ha trascurato nessuno di noi, perché siamo nel disegno speciale di Dio e nessuno di noi si trova per caso sulla terra. C'è dietro la mano di Dio. Del grande creatore dell'universo che ha armonizzato così bene l'universo che veniamo fuori in un modo speciale con la sua partecipazione, parte della sua vita nella nostra vita. Dio dice: Io ti conosco, in parole diverse, man mano che parla con questo uomo e parla a noi stamattina. Vuole dire, io so quello che puoi fare. Anche se Geremia, Isaia, Mosè, quanti hanno incontrato Dio, si sono trovati spiazzati di fronte ad una chiamata così grande. Però tutto sommato Dio sa tutto e sa anche che cosa possiamo fare. Dio ci deve aiutare. Se un domatore di puledri sa che un puledro può portare 20 kg per iniziare, 30 kg mamma, 40 kg mamma, gli appoggiare il giusto peso per addestrarlo, per formarlo, quando più Dio sa tutto di noi. Certo noi qualche volta vogliamo trovare un escamotage, direbbe uno francese una via di uscita per non rispondere a quello che Dio ci dice. Ma Dio ci fa sapere che Lui sa tutto e ti voglio dire una cosa. Lui non ti dà mai qualcosa da fare che tu non puoi fare. Le cose che Egli ti indica da fare, hai sempre la possibilità di farlo. Non ti chiederà mai di portare 100 kg se tu ne puoi portare 40, però i 40 li dobbiamo portare, dobbiamo avere quella voglia di farlo, leggiamolo insieme. So quello che puoi fare, non mi dire che non puoi, guardiamo nel verso 10, eh, Dio ci prende sempre dal verso giusto pure ora ci prende dal verso giusto vedi io ti costituisco oggi sulle nazioni e sopra i regni per svellere, per demolire, per abbattere, per distruggere, per edificare e per piantare bello sto verso perché è meraviglioso meraviglioso perché parla del pro e del contro del pro e del contro del pro e del contro quando dice per svellere, per demolire, per abbattere, per distruggere, per edificare, per piantare. Certo che se non togliamo le spine non ci possiamo piantare qualcosa di buono. Se non, se non demoliamo un casotto non possiamo costruire un palazzo. Se non demoliamo ciò che non è buono non possiamo costruire il buono. Ma Dio ci aiuta. Se vogliamo costruire un palazzo su un pagliaio... Quando abbiamo fatto pochi metri di costruzione cade tutto e ci restiamo sotto. Perciò Dio, quando ci parla, ci invita a demolire, a strappare, a sradicare per poi piantare, costruire e svellere. Dio ci deve aiutare. Vedi dove io ti metto? So. Che tu lo puoi fare leggiamo nel verso 9 lo traduciamo lo interpretiamo non a modo nostro ma nel significato comprensibile a noi poi l'Eterno stese la mano e mi toccò la bocca e l'Eterno disse ecco io ho messo le mie parole nella tua bocca cioè in parole diverse quando io, quando tu mi dai la possibilità di fare qualcosa, io ti do tutto quello che tu hai bisogno per fare quello che io ti dico di fare. Che bello! Tu non devi temere quando servi il Signore, perché ti dà quelle cose che in quel momento puoi fare. Se sei in chiesa puoi fare la testimonianza, puoi leggere un verso. Puoi cercare un cantico, puoi pregare. Quando vieni meno è solo un poco di disobbedienza, ma queste cose le puoi fare. Dio ci dà dei compiti che noi possiamo fare. Ho detto prima: se il domatore di puledri sa come, così Dio sa di ognuno di noi. Perché io ti do quello. Che tu hai bisogno ed ecco io ho messo le mie parole nella tua bocca ci dà quella porzione leggiamolo insieme ecco io ho messo le mie parole nella tua bocca non sono sempre le stesse parole ma è la parola di Dio che Egli ci dà per ogni circostanza. Man mano che noi ci nutriamo della parola, quella parola diventa la nostra forza e diventa la nostra spada quando dobbiamo combattere e diventa il nostro latte quando ci dobbiamo nutrire. Perché io ti do quello che tu hai bisogno. Guardiamo nel capitolo 15, verso 19, segnati tutti questi versi, poi li vai a rileggere, vedrai che come lo Spirito Santo ci guida, quelle cose che mi dà da condividere, vedrai che ti parlano se tu vai a scavare dentro, anche dopo, ti continua a parlare, perché diciamo è la parola che ci serve mentre camminiamo insieme con lui. Leggiamo insieme. Perciò così parla l'Eterno. Se tu torni a me, io ti ricondurrò e tu ti terrai dinanzi a me. E se tu separi ciò che è prezioso da ciò che è vile, tu sarai come la mia bocca. Ritorneranno essi a te. Ma tu non tornerai a loro. Che bella sta parola. Guardiamola insieme un'altra volta. Se tu torni a me, perché nel cammino abbiamo bisogno di ritornare a fare rifornimento, io ti ricondurrò e tu ti terrai dinanzi a me. E se tu separi, man mano che conosciamo la parola, che ci dà il discernimento di cosa dobbiamo togliere, separiamo ciò che è prezioso da ciò che è vile, con un discernimento estratto dalla parola che ci dà la conoscenza, tu sarai come la mia bocca. Se lasciamo ciò che dice la parola e la viviamo, noi che cosa parliamo della parola che abbiamo incorporato dentro di noi? Dio la spiritualizza e diventa nutrimento e noi la trasferiamo. Ritorneranno essi a te. Cioè quelli che si sono allontanati da Dio ritorneranno a Dio, ma tu non hai bisogno di andare da loro. Quando noi usciamo dall'Egitto non vogliamo più ritornarci. Speriamo che altri escano dall'Egitto, perché l'Egitto è la schiavitù. Canaan nella terra promessa. Nessuno che esce dalla schiavitù, essendo nella terra promessa, vuole ritornare nella schiavitù. Se ci torniamo vuol dire che ci siamo abbandonati. Dio ci deve aiutare. Non basta cominciare. Dobbiamo continuare e separare ogni giorno. Una cernita continua, un rivedere continuo nella nostra vita. Se no, che cambiamo fa? Ma cosa dobbiamo pure fare? Se, se ripetiamo sempre gli stessi errori, la vita come la spendiamo? Diventa un mortorio, diventa apatica, aspettiamo la morte per riposo. Dio ci deve aiutare. Ci sono giovani di 20 anni che già parlano di pensione, si aspettano la pensione. Dico, ma tu ancora non hai cominciato, già aspetti la pensione. Io c'ero dentro e non l'ho mai pensato perché pensavo sempre che dovevo fare. Mio padre diceva: è meglio prendere una contravvenzione che prendere la pensione perché una contravvenzione la paghi, ma vuol dire che sei giovane, la puoi pagare se pigli la pensione sei già. Con i piedi alla tomba, sei già vecchio. E sei da giovane hai aspettato la pensione, cioè il, il tuo intento è quello di quando prendo la pensione, vuol dire, stai dicendo quando sono alla pensione sto per partire. Dio ci deve aiutare se, se pensiamo così. Una cernita continua per rivedere continuamente. Guardiamo nel verso 16 dello stesso capitolo che ci dice, Tosto che ho trovato le tue parole, ecco la buona volontà che noi, io le ho divorate e le tue parole sono state la mia gioia, l'allegrezza del mio cuore, perché il tuo nome è invocato su di me, o eterno Dio degli eserciti. La parola del Signore che si ravviva al nostro cuore diventa la nostra gioia e diventa una invocazione continua che nasce dal nostro cuore perché il, il Suo nome è invocato su di noi. Il nostro cuore va da sé ad invocare la presenza dello Spirito Santo dentro di noi, perché la parola ravvivata nel nostro cuore ha comunione con lo Spirito Santo perché la sua parola è spirito e vita. Gloria al Signore. Nella parola di Dio troviamo la luce per selezionare, come abbiamo letto prima, abbiamo letto nel verso 19, guardiamo cosa ci dice. Se tu torni a me, io ti ricondurrò lì, eh? ed ogni giorno dobbiamo selezionare. Lo abbiamo letto nel verso 9. Leggiamo nel verso 9 del capitolo 1. Ed hanno stese la mano, mi toccò ed ecco, io ho messo le mie parole nella tua bocca e noi continuiamo a selezionare quelle che non sono da parte del Signore nella nostra vita. Leggiamo insieme. In secondo Re capitolo 22 verso 11 c'è un Re che fece qualcosa di speciale che ci aiuta a comprendere in pratica. Quando il Re ebbe udite le parole del libro della legge si stracciò le vesti. Questo è il Re Giosia che era Re di Giuda. Della parola di Dio non si parlava più i sacerdoti non funzionavano, c'era uno smantellamento totale. Però il popolo stava passando delle grandi difficoltà, perché quando si abbandona a Dio le cose non migliorano. E questo popolo era in una stretta veramente, veniva malmenato, maltrattato, attaccato da tutte le parti. Quando ci allontaniamo da Dio il nostro nemico ci attacca da tutte le parti. Quando vegliamo, quando dormiamo, quando camminiamo. Se dormiamo ci attacca con sogni brutti, con incubi, ci fa, non ci fa riposare. Quando vegliamo i guerreggiamenti sono continui. Dalle prime persone che ci circondano siamo in guerra. Quando parliamo di guerra, parliamo di guerra spirituale, ma lì il Re vedeva anche la guerra dei popoli che erano vicini, perché manca la protezione di Dio quando noi non camminiamo con il Signore, siamo come dire senza ombrello quando piove, Dio ci deve aiutare. Quando il Re ebbe udite le parole del Libro della Legge, che un sacerdote trovò per leggere, si stracciò le vesti nel senso di oh mamma mia, sta cosa non la sapevamo, vuoi vedere che passiamo tutti questi guai proprio perché abbiamo abbandonato Dio, era un, un, una rabbia che dice che abbiamo fatto, perciò stiamo soffrendo. Tanto accoramento scaturiva dal fatto che Giuda stava attraversando un momento che come ressentiva che c'era in corso un giudizio divino sulla sua casa, chiamò i sacerdoti, mentre scoperse la parola del Signore. Forse tu tanto tempo non hai ascoltato la parola del Signore. Forse non c'è stata la possibilità, ora Dio ti ha aperto la possibilità di ascoltare la sua parola attraverso questo mezzo che Dio ha messo e la cominci a sentire, cominci a portare delle riflessioni, così portava riflessioni nel, nel cuore del re nel dire ma puoi vedere che noi ci troviamo in questa condizione perché abbiamo trascurato quello che Dio dice nella sua parola? E questa preoccupazione lo portò a ricercare, non si stracciò solo le, le vesti, si arrabbiò, ma corse per voler vedere come risolvere il problema. Leggiamolo insieme nel, nel verso 13 dello stesso capitolo. Andate a consultare l'Eterno per me, per il popolo e per tutto Giuda. Riguardo alle parole di questo libro, che si è trovato, già che grande è l'ira dell'Eterno che si è accesa contro di noi, perché i nostri padri non hanno ubbidito alle parole di questo libro e non hanno messo in pratica tutto quello che in esso c'è prescritto, la scoperta della parola del Signore. Di questo, forse per capire meglio, leggiamo il verso 12, abbiamo letto l'11. Poi diede quest'ordine al sacerdote Elkiah, ed a Hikam, figliuolo di Shafan, ed a Akbor, figliuolo di Micaiah, e a Shafan, il segretario, ed a Saia, servo del re. Che ordine gli diede? Vediamo nel verso 13: Andate a consultare l'Eterno per me, per il popolo, per tutto Giuda riguardo alle parole, cioè la parola di Dio portava luce e le condizioni che stavano vivendo erano pessime, il giudizio di Dio era su quel luogo, su quella nazione, su quelle, su quelle tribù e il re lo vedeva molto bene, allora sapeva che c'era un Dio e quando vide la sua parola che parlava, mandò subito a consultare quello che Dio gli voleva dire. Guardiamo in Geremia 15, 16, cioè ci sono delle espressioni che sono parallele nella parola del Signore, nel singolo e nel popolo. Guardiamo Geremia cosa dice. Tosto che ho trovato le tue parole, io le ho devo divorate e le tue parole sono state la mia gioia, l'allegrezza del mio cuore, perché il tuo nome è invocato su di me, o oh eterno Dio degli eserciti. Geremia, singolo, e il Re con tutto Ru, Giuda, tutto il popolo che c'era, lo stesso metodo. Quando troviamo la parola del Signore. Deve diventare la fonte dell'energia che noi abbiamo bisogno perché in essa comprendiamo cosa Dio ci chiede perché ci conosce e deve iniziare in noi la voglia di conoscere Lui, essere interessati. Questo è un modo che ci viene spiegato nella parola del Signore. Secondo Re 22:19, guardiamo come continua. Questo Re, che poi cambiò tutto, quando noi ci muoviamo, Dio interviene e cambia la situazione, Alleluia. Ma non è solo qui: dalla Genesi all'Apocalisse, tutti. Di quelli che torniamo al Signore, comincia una nuova aurora, un nuovo cammino, una nuova vita, un nuovo principio. Dio ci deve aiutare. Nella parola, nel, nel Nuovo Testamento dice: Le cose vecchie sono passate, sono diventate nuove. Dio rinnova, porta un rinnovamento generale. Guardiamo cosa dice Dio a questo Re. Già che il tuo cuore è stato toccato, Già ti sei umiliato dinanzi all'Eterno, udendo ciò che io ho detto contro questo luogo e contro i suoi abitanti, che saranno cioè abbandonati alla desolazione e alla maledizione, giacché ti sei stracciate le vesti e hai pianto dinanzi a me, anch'io ti ho ascoltato, dice l'Eterno. Alleluia. È bello. Questi fratelli, io li chiamo fratelli perché sono fratelli in fede che a loro volta sono passati 2500-2700 anni, non ha importanza. Ma il metodo divino resta lo stesso. Quando io e te torniamo a Lui, la festa comincia. Quando cominciò la festa del figlio prodigo? Quando incominciò a notare la differenza? quando si decise di tornare dal Padre. Queste immagini dalla Genesi all'Apocalisse, 3500, 4000 anni, non ha importanza. Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Le indicazioni sono le stesse. La parola di Dio è eterna e ci dà sempre le stesse indicazioni ed in qualsiasi momento. Tu. E Dio, andiamo a lui, col cuore così, la scena cambia, cioè cambia pagina, un'altra pagina, un foglio bianco che cominciamo a scrivere un nuovo cammino con il Signore. Gloria sia resa a Dio, perché la parola del Signore è un nutrimento speciale. Un cuore sincero che torna al Signore trova grazia presso Dio. Guardiamo Geremia nel capitolo 24 verso 6. Il singolo o tutta la nazione o un intero continente. Dio non ha difficoltà di salvare tutti. L'occhio mio si poserà con favore su loro. E li ricondurrò in questo paese, li ristabilirò fermamente e non li distruggerò più, li pianterò e non li sradicherò. Quando c'è un ritorno del singolo o di una nazione o di una famiglia, anche una famiglia, tu puoi essere lo strumento che riporti la tua famiglia al Signore. Ricordo la sorella Zucchi, è ancora viva, ha più di 90 anni, il fratello Zucchi. La mamma con i suoi figli diceva sempre: Dovete mantenervi ordinati, che se torna il Signore adesso siete pronti, non devi fare così. Una vita. I figli sono tutti missionari, tutti che servono il Signore, perché un genitore può portare tutta la famiglia a Dio. Tu forse sei uno della famiglia, puoi portare al Signore qualcuno, perché quando noi facciamo e incoraggiamo, possiamo vedere come Dio cambia le cose. Perciò Dio ha stabilito i suoi come la luce del mondo, come il sale della terra e così via. Dove noi siamo? Non solo dobbiamo camminare col Signore, ma ci sono dei momenti che diciamo, qua dobbiamo tornare al Signore, dobbiamo pregare perché le cose non funzionano, il nemico ci attacca da tutte le parti. Noi a casa nostra succede questo. Ci sono delle volte, stare in prima linea con il Signore ti attacca da tutte le parti, eh? non pensare che sia una cosa facile, ma col Signore. E quando sentiamo... 20 contrari che ci sono, a casa nostra si corre subito al Signore. Mia moglie e io oh, eh, dobbiamo, dobbiamo mantenerci al Signore. Rettifichiamo il nostro cammino, facciamoci passare quella malinconia che il nemico ci attacca, non, non ci avviliamo e continuiamo a pregare. A casa nostra la preghiera è di prima importanza. Perché, come molli, cominci a vedere le cose che non funzionano. Come molli, cominci a sentire che qualcosa non funziona. Come cominci a mollare, cominci a sentire rumori dappertutto. Il nemico non si ferma, perché ci attacca, ma la via è sempre la stessa che Dio ci offre, Dio ci dà. Mm. Dio pianta e non sradica. Noi lo dobbiamo cercare. Guardiamo in Geremia 15-16, come fa quest'uomo? Se tu hai visto il film di Geremia, se non hai letto il libro di Geremia, ti accorgi subito dei contrasti che c'erano. Però lui perseverava nel restare dalla parte di Dio. Guardiamo, tosto che ho trovato le tue parole, io le ho devo divorate. Le tue parole sono state la mia gioia, l'allegrezza del mio cuore, perché il tuo nome è invocato su di me, o Eterno, Dio degli eserciti. Quando noi preghiamo il Signore, che dobbiamo leggere la Sua parola, cosa facciamo? Non solo la leggiamo, ma invochiamo il nome del Signore su di noi. E la Sua parola dice che chiunque invoca il nome del Signore sarà salvato. Qualsiasi situazione tu ti trovi, questo è il metodo di Dio e funziona sempre. Ha funzionato per 4.000 anni da che lo conosciamo noi, scritto nella parola del Signore. Perché non deve funzionare per te? Quello che è importante è che noi invochiamo il nome del Signore. Perché il tuo nome, leggiamolo insieme, quando noi ci avviciniamo alla sua parola e invochiamo il potere dello Spirito Santo che ci dia luce, non solo ci dà luce, ma la sua presenza diventa la nostra copertura, perché il tuo nome è invocato su di me, o oh eterno degli eserciti. Il suo amore per la parola di Dio non aveva intaccato la sua fedeltà a Dio. Il Re Giosia aveva fatto lo stesso. Leggiamolo insieme in Secondo Re, capitolo 22, verso 11. Secondo Re, capitolo 22, verso 11: Quando il re ebbe udite le parole del libro della legge, si stracciò le vesti. Cioè, non si stracciò le vesti per dire: Ma questo libro che dice? Si stracciò le vesti perché si resero conto che la mancanza del libro. Non conosceva la volontà di Dio quando, conobbe la, eh, quando vide il libro di Dio, chiamò i sacerdoti e corse per consultare il Signore per vedere il cambiamento, come doveva essere fatto, cosa Dio voleva. Voleva conoscere la volontà di Dio. Noi siamo privilegiati perché abbiamo la Sua parola. La Sua parola per noi, che cos'è? Guardiamo insieme, nel Salmo 119, 105: Tu devi costruire la tua fede sulla parola del Signore. Se sei un religioso artificiale, che leggi tutti i libri e non leggi la parola del Signore, ricevi poco quanto niente. La parola del Signore è l'unica fonte di luce che porta luce al nostro cuore parliamo di luce spirituale la tua parola leggiamo insieme è una lampada al mio piede ed una luce sul mio sentiero la parola di dio illumina il nostro cammino per non inciampare la sola luce che produce luce spirituale la bibbia Geremia dice che la parola di Dio la divorava, se ne nutriva il cuore, non solo la testa, il cuore. Guardiamo nel, nel Salmo 119 nel verso 22, lo divorava e noi nel Salmo 119 verso 62, 162 dice. Io mi rallegro della tua parola, come uno che trova grandi spoglie. Un'altra versione dice, come, colui, come uno che trova un bottino, come uno che trova un tesoro. Io mi rallegro nella tua parola come uno che trova un tesoro. Un bottino, gloria sia resa al Signore. <ride> che bella la parola di Signore. Un tesoro. Che Gesù dice: leggiamolo insieme, con due brevi parabole, ci dà tutto il succo di quello che noi possiamo ben comprendere. In Matteo capitolo 13 verso 44 dice. Il regno dei cieli è simile ad un tesoro nascosto nel campo, che un uomo, dopo averlo trovato, nasconde e per l'allegrezza che ne ha, va e vende tutto quello che ha e compra quel campo. Gloria sia resa al Signore. Benedetto sia il Signore. Abbiamo avuto nel 1953-54 un grande in queste zone che andò due, due volte nel Venezuela e non faceva fortuna. Era uno che si, si chiamava muratore, ma manco muratore era. Un giorno, d'accordo con il governo venezuelano, c'era uno spazio, un campo grande che c'era la benzina dentro. Andò, fece un contratto con il governo e comprò quel terreno e incominciò a scavare la benzina. Quando ritornò qui nelle nostre zone, chiamò tutti i comuni della, della zona. Prima di tutto voleva fare. Voleva comprarsi tutto il valo dal governo, voleva fare una piccola repubblica come la repubblica di San Marino, la voleva chiamare la repubblica di Montesano sulla Marcellana. Lo Stato non glielo permise, però incominciò a fare chiese, incominciò a regalare soldi a tutti e 18 i comuni qui, a chi 7 milioni che per fare le scuole. Cosa aveva fatto questo uomo intelligente? Si chiamava Filippo Gagliardo. Aveva trovato un campo che c'era la benzina, andò a trattare, affrontò la situazione, comprò quel campo perché la ricchezza era in quel campo, la ricchezza che gli portava quando veniva qui. Era seguito, veniva con dei macchinoni americani quando tornava qui, due, tre, quattro macchine, i comuni, le, le persone andavano a chi gli regalava la pasta, a chi gli regalava i soldi. Dio ci deve aiutare. L'intelligenza di questo uomo, semplice, fu quello di capire che in quel campo c'era la benzina e comprò quel campo e così fece. Una grande fortuna. Leggiamo insieme cosa ci dice il Signore. Il regno dei cieli, ascolta bene, Sore, perché questo è importante. Solo lo Spirito Santo ci può far comprendere il grande tesoro che Dio ha messo nel cuore di ogni credente che, che ha incontrato Gesù. Il regno dei cieli è simile ad un tesoro nascosto nel campo. Che un uomo, una donna pure, no? Dopo averlo trovato nasconde e per l'allegrezza che ne ha va e vende tutto quello che ha e compra quel campo. Che vuol dire tutto questo? Vuol dire che quelle cose che intralciano di poter avere questo tesoro che abbia lo spazio maggiore nella nostra vita deve essere tolto, perché se no... Restiamo senza Filippo e senza il paniere, si dice da noi. Se sei stato chiamato, se sei stata chiamata, se la nuova nascita ha preso radice nel tuo cuore, se Gesù Cristo ha toccato la tua vita, tu sei una persona privilegiata, hai una chiamata divina, non hai solo un incontro divino, ma una chiamata divina che non deve essere solo un chiamato, devi essere un eletto, tu puoi arrivare a destinazione ma ci vuole la tua collaborazione. Perciò Gesù parla nelle, nelle parabole, responsabilizza anche noi, non va tutto per caso. Leggiamo nel prossimo verso, verso 45. Il regno dei cieli è anche simile ad un mercante che va in cerca di belle perle. Verso 46. E trovata una perla di gran pezzo, prezzo, se n'è andato, ha venduto tutto quello che aveva e l'ha comperata Che intelligenza! Dio ci deve aiutare. Gesù parla molto chiaro. La ricchezza del regno di Dio, quando è iniziato nella nostra vita, io stamattina voglio parlare a te che sei nato di nuovo, sei nata di nuovo. È una ricchezza che tu non lo puoi immaginare e se tu non ci l'hai, che non sei nata di nuovo, non sei nato di nuovo, mettiti subito a cercare la nuova nascita, Signore. Che devo fare? Che devo fare, Signore? Basta accettare Gesù nella tua vita e gli ti apre le porte del cielo e cominci a vedere. Questa ricchezza è nascosta a coloro che sono intorno a noi. Non ti puoi aspettare che quelli che sono intorno, perché questa è una ricchezza spirituale che conosci solo tu, <ride> ma siamo pronti a rinunciare a tutto pur di averla. Qui è la scelta che noi dobbiamo fare. Guardiamo nel verso 11 dello stesso capitolo cosa dice il Signore. Ed egli rispose loro, a chi ha delle domande, forse noi abbiamo qualche domanda, perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Noi è vero che dobbiamo parlare agli altri, è vero che dobbiamo cercare di condividere e di aiutare a conoscere il Signore. Però questo è misteriosa, questa opera. Questa è l'opera del Signore. Il Signore ci ha dato intendimento di comprendere... Perché tu comprendi molto bene mentre parlo. Se non sei nato di nuovo, se non sei nata di nuovo, non so quando puoi capire, ma se sei nato di nuovo, se sei nata di nuovo è una ricchezza, perché? Perché lo Spirito Santo mette in moto dentro di noi, attiva un'energia speciale che la parola ce la mangiamo, cioè come dice proprio il profeta Geremieci, io l'ho divorata, perché la parola diventa… L'attrazione del nostro cuore quando la leggiamo, quando l'ascoltiamo, quando la meditiamo, quando ci viene in mente che camminiamo, arricchisce tutto l'apparato del nostro essere. E questo lo fa lo Spirito Santo che il Signore Gesù Cristo, dopo la Sua dipartita, ha messo a nostra disposizione. Quando noi invochiamo lo Spirito Santo, Egli trasferisce questa conoscenza nella nostra vita che ci fa crescere la passione di voler piacere al Signore e soltanto al Signore. Lo vogliamo ringraziare insieme questa mattina e se tu sei uno nato di nuovo, una nata di nuovo, non ti fermare, riprendi forza, metti insieme tutte le risorse di intelligenza e di possibilità che hai. E ritorna al Signore, nutriti della Sua parola, dagli il primo posto, quelle cose che sono secondarie, sbarazzatene prima possibile pur di non perdere l'occasione. Questo è un mistero divino, non è qualcosa che si può fare e la possiamo fare noi, è il frutto della grazia di Dio. Comprendere le verità spirituali è un dono della grazia di Dio, non è capacità umana. Se tu hai incominciato in questo, cresce in un modo esponenziale nel momento che tu gli dai la corsia preferenziale in tutto quello che è l'apparato della tua vita. Vogliamo pregare il Signore che ti aiuti? Preghiamo insieme, dai. Signore, noi ti ringraziamo, ti benediciamo, perché tu hai nascoste queste cose ai savi e intelligenti. E le hai rivelata a piccoli fanciulli, così come siamo noi nella tua presenza. Alimenta ciò che è di tuo nella nostra vita, perché possiamo crescere nella grazia, man mano che tu ci fai comprendere le cose spirituali, ci arricchisci con la tua parola e con la tua presenza. Invochiamo lo Spirito Santo che continui a parlare. A quanti cuori che siamo insieme ed abbiamo ricevuto la tua parola, che possa essa parola essere soffiata, alitata dallo Spirito Santo in questo momento per portare luce ad ogni cuore che sente il piacere di voler piacere a te, dagli una guida certa, una guida sicura perché possiamo tutti insieme camminare insieme con te. Te lo chiediamo Padre Dio nel nome di Gesù Cristo, colui che è il capo e compitor di fede, colui che produce la fede nella nostra vita e che è egli stesso che salva, guarisce e battezza nello Spirito Santo, nel nome di Gesù Cristo. Invochiamo il tuo potere su ogni fratello e sorella che siamo insieme e siamo stati insieme in questo momento, in questo giorno per far sì che tu possa alimentare col tuo potere quella parte buona per crescere nella fede e camminare insieme con te. Insieme ti ringraziamo nel nome di Gesù Cristo, Padre Dio. Amen. Dio ti benedica tanto tanto. Ti voglio dare i versi che abbiamo letto, così li vai a rileggere. Però valli a rileggere, ascoltami. Vai a rileggerli, vai a cercarli e vedrai che la parola del Signore ti parla ancora, ti dà un'altra porzione di cose speciali che solo Dio ti sa dare. Prendi nota, Geremia, 1, 5, Geremia, 1, 10, 1, 9, Geremia 1.5, Geremia 1.10, 1.9, Geremia 15.19, Geremia 15.16, secondo Re. 22-11, 22-13, 22-19, Geremia 24, 6, Salmo 119, 105, Salmo 119, 162, Matteo 13 da 44 a 46, Matteo 13, 11, rilegiti questi versi, sorre, fratelli. Sono pochi versi, vattene a rileggere perché lo Spirito Santo coglie l'occasione per darti quella luce che tu hai bisogno. Non ti perdere l'occasione, ci vuoi un quarto d'ora, venti minuti. Il Signore te lo rende in benedizione, in salute spirituale e tanto altro benessere che porta nel tuo cuore. Non ti perdere l'occasione. Di rileggere quello che già ha iniziato a parlare al tuo cuore. Eh? Fallo, ti raccomando, ti voglio ricordare il numero di conto corrente. Se lo Spirito Santo ti mette nel cuore di sostenere questa opera, fallo prima possibile, sii ubbidiente. Il numero di conto corrente è 3125709 709, intestato a parole di vita. La causale dove c'è scritto causale ci metti offerta, tv, sostieni questa opera perché porta la parola del Signore nelle nostre case, porta tanto benessere. Ho detto una volta che tutto l'investimento e il tempo fatto, speso per portare avanti questa opera ed avere in casa nostra la parola del Signore 24 ore al giorno, per tutto l'impegno preso e il benessere che sta portando ne vale la pena, perché ha convogliato tutta la nostra famiglia nel servire il Signore. Se non avessimo avuto questo impegno, forse ognuno avrebbe fatto una scelta diversa. Grazie a Dio che la sua parola ci porta avanti e ancora oggi siamo insieme per condividerla e anche perché è arrivata a casa tua dove tu sei e ti può essere di aiuto per crescere nella fede e ci proietta verso le cose del regno dei cieli che è il più grande tesoro che noi possiamo avere ci vediamo questa sera per il culto alle ore 20 continua a pregare per noi noi preghiamo per te ogni giorno ogni giorno più volte al giorno perché il Signore operi nella tua vita. E infatti tu che stai seguendo assiduamente, noti nella tua vita che c'è un cambiamento, non è il cambiamento di un nuovo canale televisivo, è il cambiamento della presenza dello Spirito Santo nella parola che agisce in profondità nella tua vita e porta luce. A Dio sia la gloria, pace e buona giornata. Ci vediamo stasera.